disumana fatica da cani, venir giù insieme alla piena sotto gli occhi freddi di Berardo, quasi a dire: lo sapevo. In questo contesto quindi sociale e familiare si è formato l'animo di Artesio, il bambino e l'adolescente sensibile che soffriva e che godeva in silenzio, che la mattina all'alba aspettava dai grandi della famiglia ordini sul da farsi, che sognava e che sperava, che sfidava i soliti fastidiosi ritornelli dell'anziano di fronte. Non si cambia questa vita, tu sei un sognatore. Il sogno è una componente importante della personalità di Artesio. Lo si coglie dalla lettura di tutta la sua produzione. Artesio sogna la bontà dell'uomo, sogna un avvenire diverso e migliore nei valori umani. Nel racconto di oggi sogna la salvezza della valle e la liberazione dai soprusi. Un sognatore illuso? Non so cosa sia preferibile nella vita di un uomo. Io penso meglio rimanere nel roseo del sogno, nel sogno delle cose buone ed essere spinti avanti dalla speranza che esso si avveri, più che ribellarsi con astio alle crudeltà della vita e dell'uomo e contribuire così a far male a sé e agli altri. Io mi associo ad Artesio nell'illusione del sogno che sappiamo costa frequente sofferenza di amare delusioni. Il sogno alla fine altro non è che semplicità di sentimenti, non è sfuggire alla realtà, è vedere la realtà con la speranza nel cuore, col senso più profondo di religiosità, è speranza e fede e desiderio anche di piccole cose. Il vecchio e caro Tatone va alla ricerca della venditrice dei sogni. Non cercava ricchezza, desiderava solo una cosa, la sognava, una vecchiaia serena, e la ebbe, e fino alla fine, con una morte nel sonno e nel silenzio. E un giorno anche la valle sottostante la roccia di Forca Caruso, infestata dai colpi e dalle razzie del brigante Montemorra, non tremò più. Diceva sempre un buon frate che un giorno sarebbe cambiato tutto, che bisognava aver fede, che la preghiera. E un giorno il sonno della povera gente del paese e delle casupole isolate non fu più interrotto, dice Artesio. Non incuteva più soggezione il suo nome, intende il nome di Montemorra, né terrore il vederlo, sciupato nel viso, sgretolata e rimossa la tempratura. Si intorbida la mente dello stanco brigante. Ma che cosa era successo di tanto miracoloso? Io, a questo punto, non mi sento di andare avanti nella trama. Non devo, anticiperei troppo e correrei il rischio di togliere a voi che mi ascoltate la possibilità di cogliere direttamente la bellezza e la morale del finale. Correrei il rischio di non concedervi l'opportunità di godere della lettura delle ultime pagine. La loro lettura è un godimento, credetemi, estetico e morale. In esse Artesio ha dato il meglio di sé. Sono pagine dove si condensa, concludendosi, tutta la storia dell'ultimo brigante. Quella storia che dall'inizio del racconto è andata avanti a tratti, condotta dal viandante e sopraffatta da immagini, descrizioni e osservazioni. Sono le ultime pagine di un vero lirismo, in cui l'autore, come da padrone della lingua, gioca con la parola, creando begli effetti linguistici, e dove, con altrettanto gioco fine ed abile di disporre i fatti, non sembra essere di uno come Artesio che si prova per la prima volta a scrivere in prosa.
sono pagine che denotano una tecnica narrativa che si acquista e si conquista dopo varie prove. Sono pagine di esaltazione della donna. La donna nella produzione di Artesio è sempre presente, celebrata come mamma e come moglie, vista nella sua nobiltà e purezza, rispettata nella sua dignità, esaltata nei suoi poteri. La donna, essere forte, capace di intenerire, di lottare, di soffrire, di amare, di procreare, capace di morire. Il sacrificio di Aurora, la brigantessa, la donna di Montemorra, mi fa pensare alla Elvira di Fontamara di Ignazio Silone, che fa sacrificio della sua vita alla Madonna della Libera durante un pellegrinaggio a piedi a Pratola per la salvezza di Berardo, e alle tante donne della Resistenza, esemplare l'opera, l'Agnese va a morire, o al sacrificio delle 129 operaie chiuse dentro a bruciare in una fabbrica tessile di New York perché protestavano contro lo sfruttamento. Era l'8 marzo del 1908. Sono le ultime pagine di trionfi, trionfo dei valori. Artesio fa trionfare il sogno, la speranza, fa trionfare il bene. Il bene vince, il male viene sconfitto. Questo è il principio di fede di Artesio. Sa Artesio che il brigante di Forca Caruso non sarà l'ultimo, che vivono e che nasceranno tanti altri briganti sotto altri nomi e altra veste. Sa che il male non morirà mai, sa che morirà con l'uomo, ma lui vuole continuare con i suoi scritti e col suo comportamento di vita a lottare e a sperare. Può essere questo anche un messaggio per il lettore. Certo, ognuno di noi coglie dalla lettura quello che si confà al suo mondo interiore, al suo essere, al momento particolare. Dall'animo semplice e nobile di Artesio cerchiamo di cogliere questa sera l'invito a far trionfare sempre, almeno nella nostra vita, il bene. Grazie Artesio per l'opportunità che ci hai dato di discorrere di valori alti, e complimenti.